Buonasera, sono Giorgio Poggio, amministratore delegato Aprile UK, ma anche director della Camera di Commercio Italiana Industria qui a Londra. Stasera parliamo di prodotti di origine animale e parliamo di piante. Cambiano le regole dal 1 aprile 2021. Innanzitutto, sia i prodotti di origine animale sia le piante dovranno avere il proprio certificato, quindi il certificato sanitario per prodotti di origine animale e il certificato fitosanitario per le piante. Gli originali di questi certificati dovranno essere apposti nell'ultimo pallet del contenitore o del camion che viene utilizzato per il trasporto qua in UK. Nel caso specifico del trasporto di merce di origine animale, la spedizione dovrà essere prenotificata 24 ore prima dell'arrivo in UK attraverso un sistema che si chiama EPAFF System, che significa Import of Products, Animals, Food and Feed System, e dovrà essere prenotificata da chi? Dall'importatore inglese. Ricordo ancora agli esportatori italiani che è l'originale del certificato sanitario che deve essere messo nell'ultimo pallet del camion o del contenitore. Per quanto riguarda le piante, il processo è analogo, si dovrà emettere in Italia, l'esportatore dovrà emettere il certificato fitosanitario, l'originale del certificato fitosanitario dovrà essere apposto nell'ultimo pallet del contenitore del camion che viene utilizzato per il trasporto. Anche qui abbiamo la necessità di prenotificare alla dogana 24 ore prima dell'arrivo in UK attraverso un sistema che si chiama PEACH, come la pesca, P-E-A-C-H, Procedure for Electronic Application for Certificates from the Horticultural Marketing Inspectorate. E questo avviso deve essere dato dal importatore in UK, quindi dall'operatore doganale in UK. Una notizia che vi do in più è che il sistema PEACH verrà poi trasferito su un nuovo sistema che si chiamerà EPAFF System, Import of Product, Animals, Food and Feed System. Sostanzialmente la prenotifica in futuro verrà data sullo stesso sistema che viene utilizzato dai prodotti di origine animale. Per cui vi ricordo, tutto questo succede dal 1 di aprile 2021. Se questo video vi è sembrato utile, vi prego di mettere il vostro pollicione, il bel like che ci aiuta anche a guadagnare posizione ranking all'interno del sistema dei social. Vi chiedo anche di iscrivervi al mio canale YouTube in maniera tale da ricevere in automatico gli aggiornamenti. E per finire, condividete questo video con tutti i vostri contatti, perché sono sicuro che tra i vostri contatti ci sarà anche qualche esportatore che avrà necessità di conoscere queste novità. Abbiamo raggiunto 3.000 visualizzazioni per ogni video che postiamo su LinkedIn. Vi ringraziamo per questo, da parte mia, da parte della regia, da parte della produzione. Grazie davvero a tutti. Ciao!